Eccoci mister, è una bella vittoria per voi, un 3 punti guadagnati sul campo, però avete rischiato perché era stata messa in discussione la partita avendo accorciato col secondo gol il Portogruaro. È andata come vi aspettavate o no? 3 punti meravigliosi, sofferti, voluti, con fame, grinta, rabbia, con volontà, con tentativo sempre di giocare al pallone. Del resto questa è una categoria con grandi giocatori, con grandi squadre attrezzate, quindi qua ogni gol bisogna difenderlo con i denti, con le unghie, con i denti, perché sono tutte squadre attrezzate e pronte sempre per far male, quindi anche un vantaggio di 3-0 qua non è nulla di definito. Quando siete andati in vantaggio avete pensato di avercela fatta o è sempre stata in gioco per voi? Assolutamente no, tanto che il secondo e il terzo gol non l'ho neanche visto perché eravamo concentrati subito sulla fase difensiva. Perché proprio non si può lasciare niente su questa categoria. Siamo appena all'inizio del campionato, voi con questi 3 punti andate a 4 se non sbaglio. Quali sono i vostri programmi? Avete fatto una tabellina? Assolutamente no. Si vive la giornata lavorando bene, nel migliore dei modi, preparando al meglio la partita successiva e cercando di dare tutto ogni settimana. Per chiudere, c'è qualche encomio da fare sui ragazzi? C'è qualcuno che è andato sopra o è stato un gioco di squadra? Tutti hanno meritato, tutti hanno fatto bene, bravo Seba che ha tenuto la squadra alta, difendeva i palloni, bravo il portiere che ha 98, bravi tutti, bene tutti, molto bene fusinato, c'è una pista, molto attenta anche la difesa nonostante i 2 gol. Allora spendiamo solo una mezza parola sul Portogruaro, che Portogruaro ha visto? Portogruaro attrezzato, con grandi giocatori, ben organizzato, sui calci da fermo, sull'impostazione del gioco. Metteva i 2 esterni molto larghi, tirandoci fuori 2 terzini, e facciamo fatica a tirare giù le misure. Una gran squadra, anni bene. Comunque di categoria, anni di società. Sì, è un passato, però adesso insomma se la deve giocare però, come tutti. Però il sangue resta sempre quello, no? Come Granata, come Torino, sì. Il sangue resta sempre carico. Bene, grazie mister.